Le caratteristiche, i vantaggi e le peculiarità dell'allevamento dei suini in bosco sono stati al centro di un convegno organizzato dall'AUSF, l'Associazione Universitaria degli Studenti Forestali di Nuoro, presieduta da Antonella Puzzulu in occasione della seconda giornata di eventi del Maggio Universitario Nuorese. Il simposio, ospitato nella sede universitaria di Sateramala, ha visto la partecipazione di esperti che hanno illustrato le esperienze in Spagna e Toscana. In Sardegna l'allevamento dei maiali si perde nella notte dei tempi. Con lo svilupparsi della produzione industriale, l'allevamento di suini è diventato un'importante risorsa economica anche per il territorio nuorese, dove la filiera dà lavoro a oltre 1000 addetti. Un settore messo in pericolo dalla recrudescenza della peste suina africana. Uno dei problemi principali è determinato dall'allevamento di suini allo stato brado, specie nelle montagne del Nuorese dell'Ogliastra, che impedisce un adeguato controllo sanitario degli animali che spesso entrano in contatto con vettori di contagio. Eppure l'allevamento dei suini in bosco è una grande risorsa economica in Spagna e Toscana, che consente di avere prodotti di qualità superiore e produzioni naturali attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche biologiche dei boschi e dei prati. Un esempio per la Sardegna e i suoi allevamenti di montagna. Il professor Vicente Rodriguez Estevez dell'Università di Córdoba ha illustrato l'esperienza spagnola nell'allevamento dei suini in bosco. Professor Estevez, l'esperienza spagnola dell'allevamento dei suini in bosco. È una esperienza molto positiva. Quella dell'allevamento del suino in bosco è un'esperienza molto positiva. Perché grazie al suino iberico, il cerdo, stiamo conservando l'ecosistema della Dehesa. Un bosque aperto. Si tratta di un bosco aperto con alberi ed erba. È un ecosistema che si conserva proprio grazie all'allevamento del maiale spagnolo. All'economia del cerdo iberico. Voi in Spagna avete debellato la peste suina africana, che qua è un problema perché l'allevamento in bosco diventi esteso. In Spagna non abbiamo problemi per la peste suina africana. Costantemente vengono controllati gli allevamenti e tutti gli animali sono tenuti sotto osservazione. Anche i piccoli allevatori che hanno due o maiale sono obbligati a sottoporre i controlli. I terreni sono recintati per evitare il contatto con l'esterno. Quanto fatto nel Senese invece è stato presentato da Carolina Pugliese dell'Università di Firenze. Dottoressa Pugliese, oggi si parla dell'allevamento del suino in bosco. Qual è l'esperienza toscana che lei porterà qua al convegno? Sì, dunque oggi parlerò dell'allevamento di una razza rustica toscana, appunto la cinta senese, che è una razza autoctona che viene allevata prevalentemente in bosco, anche se non esclusivamente. Quindi parlerò della relazione tra l'allevamento in bosco e la qualità dei prodotti della razza cinta senese, che sono i prodotti un po' tipici della suinicoltura anche italiana, quindi prosciutto, lardo, salumi, eccetera. Quindi come l'allevamento in bosco e all'aperto in generale può caratterizzare qualitativamente questi prodotti. Il professor Pietro Luciano dell'Università di Sassari sottolinea l'importanza del Maggio Universitario Nuorese per far conoscere la Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali del Consorzio Universitario della Sardegna Centrale. Beh, senz'altro è un momento importante e sono i giovani, i nostri studenti che organizzano queste iniziative. Sono momenti anche di studio, di approfondimento. Abbiamo trattato, come voi avete già documentato, il tema degli usi civici. Oggi tratteremo degli allevamenti dei bradi del suino. Credo che siano temi importanti. Avremo Fiordalisi questa stessa settimana, che parlerà degli abusi edilizi. Quindi sono temi sui quali gli agronomi forestali hanno competenze, hanno responsabilità anche nella progettazione, nella realizzazione degli allevamenti e nella gestione del territorio. E quindi i ragazzi si sono impegnati a dare un contributo di approfondimento a temi che trattiamo ordinariamente durante i nostri corsi. E questo ci fa molto piacere. Gli studenti dell'AUSF sono i veri protagonisti del Maggio Universitario Nuorese, come spiega in questa intervista Chiara Mattana.
Quindi per noi è sicuramente un mese importante, in quanto noi facciamo vedere comunque il nostro lavoro e di che cosa si occupa, diciamo, la nostra facoltà, i temi principali, e quindi è anche un modo per far conoscere la nostra università, per avere quella visibilità che ci occorre per far sì che questa università possa radicarsi ancora di più a Nuoro e quindi possa avere ancora di più uno scopo per poter rimanere. Domani è in programma un altro evento inserito nel palinsesto del Maggio Universitario Nuorese. Si tratta del convegno sugli illeciti in materia edilizia ed ambientale. Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Lanusei, Domenico Fiordalisi, illustrerà la sua esperienza professionale che lo ha visto titolare di alcune clamorose inchieste sull'abusivismo in Ogliastra. L'appuntamento è in programma alle 17 nella sala conferenza della Camera di Commercio di Nuoro.